Una società la cui religione è il credo continuava a prendere sul serio questa tesi di Benjamin, che secondo me è esatta. Allora, una società la cui religione, quindi la cui pistis è il credito, una società che crede soltanto nel credito, no? Crede nel suo credere, è condannata a vivere a credito. Uno studioso, Roberto Kurz, ha illustrato la trasformazione del capitalismo ottocentesco, che era ancora fondato sull'idea della solvibilità e quindi sulla diffidenza rispetto al credito, la sua trasformazione nel capitalismo finanziario contemporaneo. Nessuno quello che dice. Per il capitale privato ottocentesco, con i suoi proprietari personali e con i relativi clan familiari, valevano ancora i principi della rispettabilità e della solvenza, alla luce dei quali il sempre crescente ricorso al credito appariva quasi come una cosa oscena, anzi come un segno dell'inizio della fine. La letteratura d'appendice dell'epoca è piena di storie in cui grandi casate vanno in rovina a causa del fatto che ricorrono al credito delle banche. In alcuni passi di Good and Broken, ricordate, no? Thomas Mann ne ha fatto addirittura di questo un tema da premio Nobel, no? I Good and Broken decadono dal momento che cominciano a ricorrere al credito, che è una cosa che non si fa. Naturalmente il capitale produttivo di interessi è sempre esistito ed era fin dall'inizio indispensabile per il sistema che si stava formando, ma non aveva ancora una parte così decisiva nella riproduzione capitalista complessiva. Continuo a citare così. Gli affari del capitale fittizio, cosiddetto, questo finanziario, questo puro credito, erano considerati tipici di un ambiente di imbroglioni e di gente disonesta, al margine del capitalismo vero e proprio. Ancora Henry Ford ha rifiutato a lungo il ricorso al credito bancario, ostinandosi a voler finanziare i suoi investimenti solo con il proprio capitale. Vedete qui la differenza immensa. Adesso non c'è nessuna industria, nessun capitalista, ma nessuno che non abbia bisogno, il cui capitale aziendale non sia basso almeno del 50% di credito bancario. Quindi questa concezione patriarcale si è completamente dissolta. Il capitale aziendale fa oggi ricorso in misura crescente al capitale monetario preso in prestito dal sistema bancario, il credito, questa pistis. Sapete voi l'importanza che ho saputo della crisi che c'è stata, ma questa crisi economica non è altro che una crisi generata dal fatto che questi crediti venivano rivenduti subito, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, indipendentemente dalla loro realizzabilità, ma perché non c'è realizzabilità, no? Perché il credito vale come tanto. Ecco, questo significa però che le aziende, per poter continuare a produrre, devono, per così dire, ipotecare in anticipo. Ecco, questo significa però che le aziende, per poter continuare a produrre, devono, per così dire, ipotecare in anticipo quantità sempre maggiori di lavoro e produzione futura. Il capitale produttore di merce si alimenta fittiziamente del proprio futuro. La religione capitalista, coerentemente alle tesi di Benjamin, vive di un continuo, infatti, indebitamento, che non può né deve essere estinto. Però, come sapete, non sono soltanto le aziende che vivono in questo senso sola fide, di pura fede, no? A credito, ma, come sapete, purtroppo anche in misura crescente gli individui, le famiglie, no? Che ricorrono in maniera progressivamente crescente, e che quindi anche ormai gli individui e le famiglie sono religiosamente impegnati in questo continuo e generalizzato atto di fede sul futuro. E la banca, ripeto, è il sommo sacerdote che amministra ai fedeli l'unico sacramento della religione capitalista, questo credito debito. È l'unico sacramento, cioè non ce n'è altro. Estende il sacramento che non è una metafora. Infatti, io spesso mi chiedo, ma come sia possibile che la gente conservi così tenacemente oggi la sua fede in questa religione? Perché voi, spero che sia chiaro questo, basterebbe che la gente cessasse di credere in questo sistema del credito e tutto crollerebbe di colpo. Se nessuno credesse più al credito, quindi se nessuno avesse più fiducia nel fatto che il credito è una qualcosa di, anzi l'unica cosa reale, l'unica ausilia, il capitalismo crollerebbe immediatamente.
appunto, beh, questa religione comunque non avrebbe più questa sua base. E secondo me ci si cominciano a intravedere dei segni di un ateismo incipiente in questa religione. No, ci sono dei segni in cui la gente non è proprio così convinta che deve avere fiducia in questo all'infinito, in questo credito che le banche amministrano. Continuiamo un po', vorrei un po' continuare in questo tentativo di estendere progressivamente la tesi. Quattro anni prima della decisione di Nixon di abolire la convertibilità, Guy Debord pubblica il suo celebre libro La società dello spettacolo. Sapete, la tesi centrale del libro era che il capitalismo, nella sua fase estrema, si presenta con un'immensa accumulazione di immagini in cui tutto ciò che era direttamente usato e vissuto si allontana in una rappresentazione, riassumo, cito. Nel punto in cui, secondo Debord, la mercificazione raggiunge il suo culmine, non soltanto ogni valore d'uso scompare, ma si trasforma anche la natura stessa del denaro. Esso non è più semplicemente l'equivalente generale astratto di tutte le merci, in sé dotati quindi ancora di un qualche valore d'uso, cito sempre, lo spettacolo è il denaro che si può per così dire soltanto contemplare, poiché in esso la totalità dell'uso si è scambiata contro la totalità della rappresentazione astratta. Fine citazione. E non è chiaro, anche se Debord non lo dice con chiarezza, che un simile denaro è una merce assoluta, che non può riferirsi a una quantità concreta di metallo, che in questo caso ha suscitato lo spettacolo, quindi quattro anni prima della decisione di Nixon, non fa che profetizzare qualcosa che poteva che avvenire. Ecco, un passo ulteriore che volevo fare, e che Debord accenna, è che secondo Debord, appunto, a questa trasformazione del denaro corrisponde necessariamente anche una trasformazione del linguaggio. Il linguaggio che non ha più nulla ora da comunicare e si presenta, dice Debord, come una comunicazione dell'incomunicabile. Cosa vuol dire? Vuol dire al denaro come pura merce corrisponde adesso un linguaggio il cui nesso col mondo si è spezzato. Linguaggio e cultura, secondo Debord, separati nei media e nella pubblicità, diventano la merce vedetta della società spettacolare, che comincia a accaparrare per sé una parte crescente, infatti, del prodotto nazionale. In questo modo è la stessa natura linguistica e comunicativa dell'uomo che si trova, per così dire, espropriata dallo spettacolo. Ciò che impedisce la comunicazione è il suo assolutizzarsi, secondo Debord, in una sfera separata, in cui non vi è più nulla da comunicare se non la comunicazione stessa. In una società spettacolare, per così dire, gli uomini sono separati da ciò che dovrebbe venire. C'è un'ipercomunicazione che non comunica nulla. Se vi fosse, insomma, si era sempre un po' pensato che ci fosse una somiglianza tra linguaggio e denaro. C'è perfino un adagio goetiano, no? Che ripete l'adagio latino verba valent sicut nummi, cioè le parole sono come i denari, come un patrimonio del senso comune. Però se proviamo a prendere sul serio questa relazione tra denaro e parola, allora appunto forse si rivela anche qui come qualcosa di più che un'analogia, una metafora. Come il denaro si riferisce alle cose costituendole come merci, rendendole quindi scambiabili e commerciabili, così il linguaggio si riferisce alle cose rendendole dicibili e comunicabili. Come per secoli ciò che permetteva al denaro di svolgere la sua funzione di equivalente universale del valore di tutte le merci era la sua relazione con l'oro, così ciò che garantiva la capacità comunicativa del linguaggio era l'intenzione significativa, la semantica, il suo riferimento effettivo alle cose. Come il linguaggio, come il denaro si riferiva a loro, è scontato che il linguaggio si deve riferire alle cose. Cioè il nesso semantico con le cose,
in fondo è sempre presente nella mente di chi parla, no? E in certo senso corrisponde alla base aura della moneta. Questo è tanto vero che i teorici medievali dicevano che appunto che vi è un nesso fondamentale tra il servo e la res, tra il linguaggio e la cosa. E un grande canonista del XIII secolo, Alfredo di Trani, dice addirittura in termini giuridici, da giurista, la lingua in questo senso è rea. Lingua rea, dice, è rea nel senso che è imputabile nel suo nesso con le cose. La lingua si fa carico di una relazione con le cose che la rende, per così dire, rea, responsabile. Se questo nesso significante viene meno, il linguaggio però allora letteralmente dice nulla. Cito sempre questo canonista. Il significato del riferimento alla realtà garantisce la funzione comunicante della lingua esattamente come il riferimento all'oro assicura la cassa curata, la capacità del denaro di scambiarsi con tutte le cose. E il linguaggio è la logica che deriva da questa connessione tra linguaggio e mondo. Così come il gold exchange standard derivava la connessione tra denaro e base aura. Ecco, infatti, le critiche, naturalmente ci sono state molte critiche, come sapete, a questo distacco della moneta dall'oro, questa nullificazione delle garanzie implicite in questo distacco, no? Che poi in fondo però non so neanche se sono così giuste. Comunque, queste critiche in genere erano dirette proprio sul fatto che il denaro, che è il medio che rende possibile lo scambio, non può essere esso stesso scambiato, divenire oggetto di scambio, mercificato. Il denaro che misura le merci non può diventare esso stesso una merce. Allo stesso modo, il linguaggio che rende comunicabili le cose non può diventare esso stesso una cosa oggetto a sua volta di uno scambio. Il medio della comunicazione non può essere se stesso accaparrato e ricomunicato, come si fa appunto con il denaro. Separato dalle cose, il linguaggio comunica nulla e celebra in questo modo il suo effimero trionfo sul mondo. Distaccato dall'oro, il denaro esibisce il proprio nulla come misura e insieme merce assoluta. Il linguaggio ha il valore spettacolare e supremo perché rivela il nulla di tutte le cose. Il denaro è la merce suprema perché mostra, in ultima analisi, la nullità di tutte le merci. Continua in questo mio espandere e sviluppare la tesi beniaminiana del capitalismo come religione. Perché infatti credo che questa analogia tra capitalismo e religione e insieme la sua relazione parassitaria che Benjamin afferma col cristianesimo vada anche in altri ambiti, in tutt'altri ambiti, anche al di fuori della sfera economica. Innanzitutto rispetto al tempo e alla storia. Il capitalismo non ha alcun telos, non ha alcun fine, non c'è un punto finale a cui tende il capitalismo, no? Lo sapete? Il capitalismo è essenzialmente infinito, interminabile. E tuttavia, e proprio per questo, incessantemente in preda a una crisi, sempre in atto di finire. Non ha alcuna fine, ma sta sempre in crisi, sempre in atto di finire. Ecco, però anche in questo, ecco, in questa analogia che volevo segnalare, anche in questo, la religione capitalista attesta la sua relazione parassitaria col cristianesimo. C'è questo straordinario anche teologo e critico della modernità che è Ivan Illich. A un certo punto, in una bellissima intervista che è una specie di testamento spirituale che Ivan Illich fa, David Kelly gli chiede se il nostro mondo, secondo lui, è un mondo post-cristiano, come sembrerebbe, perché sembrerebbe così. Ivan Illich invece risponde con assoluta certezza: il nostro mondo non è un mondo post-cristiano, anzi è il mondo più esplicitamente cristiano che sia mai esistito, perché è un mondo apocalittico.
sapete che la filosofia cristiana della storia si fonda sul punto, punto essenziale, cioè che la storia della salvezza, la storia dell'umanità è essenzialmente finita, dovrà assolutamente finire a un certo punto, che coincide con il giudizio universale, la salvezza e la redenzione. Però appunto in questo tempo storico, essenzialmente finito secondo la religione cristianesima, per così dire, l'evento messianico apre un altro tempo cairologico in cui ogni istante si mantiene in relazione immediata con la fine, fa esperienza, come si può dire, non tanto di una fine del tempo, ma di un tempo della fine, anche il tempo del cristiano che in relazione a questa fine sta sempre per finire. Ecco, torniamo poi adesso a questa tesi di Illich che il nostro tempo sia un tempo apocalittico. Voi sapete che i preti non ne parlano assolutamente più della fine del mondo. Come è stato giustamente detto, la Chiesa ha chiuso lo sportello escatologico. Non so, voi avete mai preti che vi parla più della fine del mondo, del giudizio universale, è un argomento chiuso. Però, nel momento in cui la Chiesa ha cessato di parlarne, noi vediamo oggi invece che sono soprattutto gli scienziati, i laici, gli esperti, trasformati in profeti apocalittici, che non fanno che annunciarci la fine imminente della vita sulla Terra, la catastrofe imminente di tutto, ma proprio la fine della vita sulla Terra, questo è il principio cristiano essenziale. E in ogni ambito, quindi la religione capitalista, proclama uno stato di crisi permanente. Crisis, come sapete, significa giudizio finale. Uno stato di eccezione di mondo normale, diciamo. Però l'escatologia della religione capitalista, a differenza di quella della religione cristiana, c'è una grande differenza dopo l'analogia, è un'escatologia bianca, perché non c'è fine, non può venire, non c'è redenzione, non c'è salvezza, eventualmente c'è una distruzione totale, ma non c'è nulla. Come infatti non può avere una fine, ed è per questo sempre in atto di finire, così il capitalismo non conosce un principio, è intimamente, nel senso letterale della parola, anarchico. Sapete che anarchico significa senza arche, senza principio. E tuttavia, proprio questo, sempre in atto di ricominciare. Di qui la consustanzialità tra capitalismo e innovazione. Sapete la bella definizione che Schumpeter dà del capitalismo? Il capitalismo è essenzialmente legato all'innovazione, non c'è capitalismo senza innovazione. C'è sempre in atto di ricominciare, come non può finire, deve sempre ricominciare, è sempre in crisi. Quindi l'anarchia del capitalismo coincide con il suo bisogno incessante di innovazione. Però anche qui il capitalismo mostra la sua relazione parodica, insomma, la sua stretta connessione con il dogma cristiano. Che cos'è infatti la Trinità se non un dispositivo che permette di conciliare l'assenza in Dio di ogni archè con la nascita eterna e insieme storica di Cristo, l'anarchia divina con il governo divino del mondo. Vorrei concludere questo discorso proprio aggiungendo, insomma, facendo qualche riflessione ulteriore sulla stretta relazione tra capitalismo e anarchia. Se avete visto il Salò di Pasolini, ricorderete la frase pronunciata da uno dei quattro scellerati, chiusi nella specie di parodia del Castello di Sandro. Uno di loro dice: la sola vera anarchia è l'anarchia del potere. Nello stesso senso, molti anni prima, Benjamin aveva scritto, cito, nulla è così anarchico come l'ordine borghese. Ecco, ancora una volta io credo che questo suggerimento di Pasolini e di Benjamin vada presa sul serio. Benjamin e Pasolini colgono un carattere essenziale del capitalismo o della religione capitalista, se volete, che è forse il potere più anarchico che sia mai esistito. Nel senso letterale, che esso non può avere alcun arche, nessun fondamento, nessun inizio. Non ci può essere un arche del capitalismo. Però anche in questo caso la religione capitalista mostra la sua parassitaria dipendenza o relazione con la teologia cristiana.
c'è un punto secondo me molto singolare, molto interessante, perché quello che funziona come paradigma dell'anarchia capitalista è l'anarchia di Cristo, quindi la cristologia. Forse qualcuno di voi saprà, si ricorderà, che fra il IV e il VI secolo la Chiesa, soprattutto quella orientale ma anche quella occidentale, fu profondamente sconvolta, divisa, dalla grande controversia sull'arianesimo. Non potete immaginare l'importanza che ebbe per più di due secoli questa disputa, questa lotta, in cui l'imperatore era implicato, perché l'imperatore all'inizio era dalla parte di Ario, poi invece va dalla parte dei padri contrari a Ario. Ci furono circa 1000 persone accecate per questo, e un numero di morti si conta decine di migliaia, almeno 5 grandi concili su questo problema. Qual era il problema? Qual era il problema che divideva Ario dal resto della Chiesa? Tanto Ario che i suoi avversari erano concordi nell'affermare ovviamente che il figlio Cristo è stato generato dal Padre e che questa generazione, era la formula canonica, è avvenuta prima dei tempi eterni. Quindi sta sempre, Cristo è stato generato da sempre dal Padre. Però qual era la piccola differenza che Ario introduceva? Ario dice, sì, è vero, il figlio in questo senso è da sempre generato, quindi è coeterno al padre, è stato generato sempre col padre, però, questo è il punto che tenevo a precisare, mentre il padre è veramente assolutamente anarchico, anarcos, cioè non ha alcun principio né fondamento, il figlio ha la sua arché nel padre, quindi non è anarchico come. Questo è il nocciolo, diciamo, il nucleo di questa immensa disputa che per due secoli ha fatto scannare i cristiani tra loro, era se Cristo, il figlio, è anarchico o no, se ha un archeo fondamento o no. Come sapete, appunto, prevalse l'unione degli avversari di Ario, l'imperatore Costanzo nel 343 riunì un decisivo con Assisi, il concilio a Servica, in cui fu affermato con chiarezza che anche il figlio è anarchico come il padre e come tale, cito, egli regna assolutamente, anarchicamente e infinitamente. Pantote anarchos kai ateutetos. Quindi tutto appunto il nocciolo di questa, la posta in gioco di questa grande disputa è se il figlio, se Cristo è anarchico. Perché questo punto mi interessa, al di là delle sottigliezze di Zattina, di questa disputa? Perché chi è il figlio? Il figlio non è altro che la parola e l'azione del padre. Anzi, il figlio, come sapete, è il principale attore dell'economia della salvezza, al centro del dogma trinitario. Cos'è l'economia della salvezza? È il governo divino del mondo ai fini della salvezza dell'umanità. La gestione della storia umana. L'economia, come sapete, come anche oggi, non significa altro che management, gestione. Ecco, però allora, se il figlio non è altro che questo, se il principale attore dell'economia della salvezza e quindi del governo divino del mondo è anarchico, è questo appunto il punto decisivo. Questo significa quindi che il governo divino del mondo, il principale attore incarnato, Cristo si incarna in Cristo, l'economia della salvezza, è un'economia anarchica, infondata. Se non si intende questa originaria vocazione anarchica della cristologia, non è possibile comprendere né il successivo sviluppo storico della teologia cristiana con la sua latente deriva ateologica. Voi sapete che no, che a un certo punto se si spinge Cristo contro il Padre, si ha una specie di assoluto anarchismo quasi ateo, no? Però non si capisce, secondo me, nemmeno la storia della filosofia e della società e della politica occidentali, con la loro cesura fra ontologia e prassi, fra essere e agire, e la loro conseguente enfasi sulla volontà e la libertà. Perché che Cristo è anarchico significa, in ultima istanza, che nell'Occidente moderno,
non solo il linguaggio del veicolo, ma anche la prassi e l'economia non hanno fondamento nell'essere. Cioè questa, se si dovesse fare una grande cesura, che cos'è che veramente distingue il mondo antico, il pensiero antico dal pensiero cristiano? È proprio questo, no? Che per un greco, per un ancora per un romano, almeno fino alla Stoa, la prassima, le azioni degli uomini sono fondate nella loro natura, nel loro essere. Se un uomo è in un certo modo, la sua azione sarà in un'altra. Quindi la prassi umana è fondata nella natura e nell'essere dell'uomo. Ecco, invece la grande novità del cristianesimo, una rottura assoluta tra essere e prassi. L'azione umana non ha fondamento nell'essere, è anarchica, e questo si scrive dicendo che è libera. Sapete che tutti gli storici del pensiero antico, una delle prime cose quando hanno lavorato sul concetto di volontà e libertà, diranno: e gli antichi non hanno il concetto nostro di volontà, di soggetto libero, non esiste, no? C'è appunto, c'è una specie di necessità che scaturisce dall'essere. Invece la teologia cristiana appunto scopre la libertà, scopre la volontà soprattutto, e la scopre perché? Perché appunto Cristo è anarchico, perché il governo di Dio nel mondo ecco, comprendiamo anche ora meglio perché la religione capitalista e le filosofie ad essa subalterne hanno tanto bisogno di parlare sempre di volontà e di libertà, perché il capitalismo parla tanto di libertà. Libertà e volontà significano semplicemente che essere e agire, ontologia e prassi, che nel mondo antico per questo erano strettamente congiunte, anzi inseparabili, ora invece divergono, separano le loro strade. L'azione umana va per la sua strada, è libera, non è più fondata nell'essere. Libera, cioè, come sapete, no, con grandi caratteri della scienza moderna, condannata al caso, all'autorità. Ecco, fermo qui, vorrei chiudere qui questa breve archeologia della religione capitalista. Non farò una conclusione, perché sono convinto che nella filosofia come nell'arte non possiamo mai concludere nulla, non si può concludere un'opera, possiamo solo abbandonarla, come diceva Giacometti dei suoi padri, Giacometti quando diceva io lo rifinisco, li abbandono a un certo punto, abbandono questa, interrompo questa analisi, però se c'è una cosa che vorrei un po' affidare alla vostra riflessione, questo è proprio questo problema dell'anarchia che ho cercato di evocare da fine. Contro questa anarchia del capitale, della regione capitalista, io ovviamente non intendo affatto invocare un ritorno a un solido fondamento nell'essere, anche se l'abbiamo avuto, forse l'abbiamo avuto, mi sembra che abbiamo perduto, almeno abbiamo dimenticato l'accesso ad esso. Credo però, di questo sono abbastanza convinto, che una lucida comprensione della profonda anarchia della società in cui viviamo è il solo modo corretto di porre il problema del potere oggi, e insieme eventualmente quello di affacciare anche quest'altro tema di che cosa potrebbe essere invece una vera anarchia, un'altra anarchia, ammesso che sia possibile pensarlo. Mi sembra che appunto un tale pensiero dell'anarchia, di un'altra anarchia, diventa possibile, anzi non sia altro che ciò che diventa possibile, solo nel punto in cui afferriamo con lucidità l'anarchia del potere della società in cui viviamo. Capire bene che noi viviamo in una società anarchica forse è il solo modo di poter pensare in modo un po' più serio e non così genericamente l'anarchia. E vedete che qui, per così dire, costruzione e distruzione coincidono senza esistere. Adesso io sono assolutamente convinto che in filosofia, nel pensiero, non si può assolutamente distinguere una pars destruens dalla pars construens. Distruzione, il momento distruttivo è costruttivo e il momento costruttivo è distruttivo. Quindi costruzione e distruzione coincidono senza residui, ma per concludere citando una delle parole di Michel Foucault, quello che otteniamo così, diceva Foucault, non è nulla di più e nulla di meno, però anche dell'aprirsi di uno spazio in cui pensare diventa nuovamente possibile.